Ok, lo sto registrando. Mettiamo il fuoco, ma non è una foto. Ciao a tutti, io sono Kevin Ruiz e bentornati nel canale. Oggi sono con una sosia. Allora, oggi io e Titi volevamo fare un video molto speciale. Che chi mi segue su Snapchat... Non ci ho forato. Oggi stiamo facendo un video che su Snapchat sapete già che cosa riguarda, perché me l'avete chiesto lì. E è una cosa per mettere alla prova Titi. Lei è Titi, è mia madre, penso si capisca. La vedo preoccupata perché prima ho scritto io le domande, perché non sono del tag, mia madre mi conosce come crede. Quindi una domanda proprio bruciapelo per rompere il ghiaccio: dove sono stato concepito? Nulletta. Ammazza, così classico. Cioè, da una cosa così semplice sono uscito io. Vabbè, mi sento offeso. Non ha capito che non ne aprimo. Elenca le C. Dobbiamo andare ad aprire. Vado ad aprire. E lei è così. Yeah. Fa parte di questa famiglia. E chiavi? Le chiavi? Questo è lui. Te lascio le chiavi fuori, rotto il cazzo. Te qua non c'hai le chiavi. Questo è lui. Elenca le 5 serie TV con le quali sto più in fissa. Allora, Streghe. Ok. Grey's Anatomy. Ok. Wolf. Wolf che? E Lupe Mannari. Mi piace, però non sono tra le 5 preferite. Ah, ma hai detto la prima, ok, giusta. La seconda, ok. Ah, ma adesso. Desperate Housewife. Ok. Okay. Ah, ma non ne puoi di una che ci sta in fissa quando sono bambino. Storica, la guardo quando sono bambino. Ah, Buffy. Bravissima. Buffy. E poi l'ultima? È quella, lei è quella che si è scordata dai chiavi. Ma che se la fa? Il video. Capite che io c'ho una famiglia normale comunque. Quella, una delle ultime, quella lì che ci stanno i mostri, i vampiri, però non mi ricordo più come si antica. Bene, The Deadpool. Anche se ce ne sono tante altre, cioè preferite so quelle. Sì. Un nerd. No. Devi dire qual è la mia materia preferita scolastica e la materia che odio di più. Questa è la più facile, penso. Inglese è quella che preferisce, matematica quella che odio. Pensate che lei è l'insegnante di matematica. Dove vi piacerebbe vivere grada grande? Pure questa è facile. New York. Ok, bravo. Questo è un gioco di memoria. Elenca tutti quanti gli sport che ho praticato nella mia vita. Allora, nuoto, danza. L'ho fatto per pochissimo tempo. Basket. Ok. Poi hai fatto danza classica, hai fatto danza moderna, hai fatto hip hop, poi hai fatto pallavolo. Ok, e so sei, quanti e 5 sarà? Oh my gosh, look at her butt. Brutto così, ma maledioso. Se potessi esprimere 3 desideri, quali sarebbero? Allora, vorrei... No, io, se dovessi esprimere 3 desideri. Sennò che stanza c'ha che dici te, scusa? Ah, che tu vorresti? 3 desideri che esprimerei io. Allora, soldi, tanti soldi. Vorrebbe avere tanti soldi, andare a vivere a New York. Ok. E viaggiare. Ok, perfetto, vabbè, va benissimo così. Oh, che fai sbirci? E lei ha tutte le ossa che mi sono rotto. Il mento. Ok. Ma non te lo sei rotto. Ma tu volte. Ti sei soltanto tagliato sotto il mento, quindi non ti sei rotto. Poi hai rotto l'avambraccio. Mm-hmm. Ho rotto l'avambraccio e infatti ho rotto lo stesso braccio 2 volte. No, appena era nato mi stava nella carrozzina, quindi senza che lo portavamo per i manici, quindi si è rovesciato e si è caduto. Poi mi chiedono perché c'è problemi con il aspetto. La cosa che ha scoperto di me è che mi ha più imbarazzato. E ti è piaciuto il pisello? Ma che c'è? Non c'ho parole. Una cosa che hai scoperto che facevo io che mi ha più imbarazzato. E quando facevi pipì? Se ci penso, guarda, mi sotterrerei per terra. No, perché veramente quando ho scoperto tanti fazzoletti scottici dietro il letto, ma proprio una montagna. Vabbè, dai. Era abbastanza anomala questa ma cosa. Ma c'è sta gente che ci vede. Dai, secondo me questa cosa lo taglia. Le cose più assurde che facevo da bambino. Oddio, ha distrutto il divano perché lui si doveva sempre tuffare dal divano. Si tuffava in continuazione. Il bracciolo l'ho rotto. Ha distrutto il bracciolo del divano perché lui da lì si buttava. Ok, poi? Tanto facevo? Oddio, ha dato un morso sulla mano della maestra. Ma che? Non ho pistato le botte, ma niente, ricordi? Ho pistato le botte. L'ho presa a pedita e l'ho presa a calci. Era un insegnante di matematica. Erano delle insegnanti alle prime esperienze, per cui erano
non avevano una non erano preparate per me. Però lui aveva qualche problema, aveva qualche disturbo della personalità, quindi ovviamente loro non erano in grado di gestirlo. E quindi ho pestato, così mannava. No, diciamo che non era arginabile. Poi quelle che ci ha preso sono state il doppio, però vabbè. Sì, effettivamente il padre poi l'ha pistato di botte. Ah beh, quello sapeva fare. Altri giochi che facevano? Ah, le pozioni. Ah, beh, ovvio. Era fissato con le pozioni magiche. Con tutto quello che gli poteva capitare, dalla pasta di dentifricio mischiata con il detersivo per i piatti, shampoo. Amava molto l'acqua, i pesci. Un tatuaggio che ho in programma di fare e dove? Allora, vuole fare il tatuaggio del ritratto della nonna, lo vuole fare in questa posizione qua. Ok, basta così. Siccome fa sempre cose molto complicate, tu lo riesci ad ascoltare i primi 10 secondi, dopodiché te perdi, perché lui ha tante carina cose in testa, però tu non gli stai appresso più di tanto. Beh. Non so se saprai dire i nomi, ma quali sono i miei tre cantanti preferiti? Cristina Aguilera. Oh, sbaglio. Rihanna. No. No, per niente. Quello d'Angelica. Cristina Aguilera. Marco Mengoni. Sì, italiano. Allora facciamo che uno è italiano e gli altri due sono americane. Cristina Aguilera azzeccata. Marco Mengoni. Ma rendo perché non li so. Io avrei messo Cristina Aguilera, Jessie J e Beyoncé. Ah, Beyoncé, ecco, forse questo ci poteva arrivarsi. Però Marco Mengoni più che accettabile, perché è il mio unico cantante italiano che mi piace, ecco. Sì, più che altro perché mamma che mi ha ricattato che vuole andare al concerto. Questa senti male. A chi ho dato il mio primo bacio? Oh, mamma, per nome, ti dovrebbe uscire così. Sa sognavamo la notte. Sa sognavamo? È per tutto quello che mi ha fatto passare. Che ci piangevi le note, te madonna, lasciala perdere, che te ne ah, oddio, quell'amichetta delle medie. Amichetta? Flavia. Ok. Flavia. Forza Flavia. Cos'è che sta ancora con Ludovico? Qual è la cosa che mi piacerebbe fare di più e soprattutto che mi fa stare bene con me stesso? Che ti piace fare di più? Cioè che fare una cosa la farei tutti i giorni, se potessi. Ah, shopping. Ah, bravo. Il suo armadio piange quando invece strabucca di abiti. I vestiti non sono mai abbastanza. È l'armadio che non li contiene più. Elenca quali sono i miei pregi e i miei difetti. Allora, dunque, un pregio difetto è la sua testardaggine. La sua caparbietà può essere intesa sia come pregio che come difetto. Dunque, ecco, uno ha un suo difetto che è troppo impulsivo, quindi non riflette abbastanza, è troppo, a volte troppo esuberante, non riflette a sufficienza, dice un po' troppe parolacce, quindi è troppo irruento e non ha la capacità di... Ma io intanto vado a prendere caffè, intanto che finisce... Vabbè, direi che iniziamo con i pregi. Allora, i pregi è estremamente simpatico, è vivace, molto sensibile, ha una esagerata sensibilità, molto romantico. E questa sua sensibilità lo porta a volte a scoprirsi troppo con le persone e quindi ad essere a volte un po' troppo... come dire, si lascia poi dopo un po' troppo scoperto, però è molto vero, ecco, è molto diretto, quindi quello che dice pensa, e quindi questo può essere un pregio difetto anche questo, per cui ciò che pensa lui lo dice e deve soltanto modificare un pochino la modalità, e questo però è ancora giovane, per cui dai, è un punto 1-0 per me. Allora, se ti dicessi che oggi ho vinto o ho trovato per terra 200 euro, secondo te che ce faccio? Shopping sicuro. Shopping, cioè compri le sigarette, shopping, scarpe, sicuro. Brava! Vabbè, la passione delle scarpe ripeserà dei pro. Sì, ma tu più che scarpe è proprio shopping. Sì, proprio vestiti. E niente, il video finisce qua. Questo penso sia stato il primo di una serie di video che ci potrebbe essere. Se vi piacerebbe vedere altri video con Titti, mettete un pollice in su e commentate qua sotto. E... no, così no, allora io non mi piace, no, io mi piace, ma così. Ah, sotto le... Così fa così e poi così. Ah, ok. Ok, fallo te l'outro. Che faccio io? Ciao, grazie a tutti per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ok, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente. Ciao. Dai!
io papà fashion blogger, sorella. Te giuro, sì, io c'avevo cioè, il portamento proprio. Oddio, sei troppo parolino, non parli. Non lo so, ma se no c'è andato nell'imprinting da insegnante. Ma mamma, fa andare al culo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Ciao a tutti, io sono Gabi Ruiz e bentornati nel canale. Ok, oggi mi sono svegliato e stavo pensando al fatto che ieri sono andato al mare. Ho pensato, ok, voglio fare un video sulle 10 cose che io odio che succedono sulla spiaggia.